meno è più. Questo è un concetto raccontato da Sting nella sua biografia, che vi consiglio. Quando parla della nascita dei Police, di come siano riusciti a raggiungere un grande impatto sonoro pur essendo soltanto in tre. La ricerca dell'essenziale e togliere tutto ciò che è superfluo sono due elementi fondamentali anche per noi DJ, sia dal vivo che in studio. Dal vivo si tratta dell'utilizzo degli effetti o dei filtri, eccetera, cercare di condensarli quando è veramente necessario, senza abusarne, in modo tale da migliorare e non peggiorare la nostra performance. Lo vedi per esempio quando ci sono DJ che usano continuamente filtri o vanno di beat loop in beat loop. Alla lunga si perde l'effetto, scusate il gioco di parole. Sono dei tecnicismi e finiscono per essere apprezzate soltanto dagli addetti ai lavori senza creare un qualcosa in più, un feeling maggiore con la pista. Lo stesso avviene anche in studio. Meno è più. Cerca di togliere tutti i suoni o quegli elementi o quei plugin di cui non senti veramente il bisogno, che non aggiungono nulla di così interessante, di cui puoi fare a meno, che non sono strettamente necessari. Abbiamo la tendenza a mettere sempre un sacco di cose, elementi, filtri, suoni, loop, tutta una serie di elementi che poi in realtà molti non è che servono più di tanto. Cerca di togliere tutti quei plugin di cui non senti veramente la differenza, se sono attivi oppure no. Non mettere un compressore perché magari dici ci vuole, quando usi un preset che non interviene neanche. Togli tutti questi elementi, togli tutto ciò che è superfluo, cerca di stare dietro soltanto al tuo orecchio, a ciò che effettivamente affina e migliora il tuo suono. Tutto ciò non soltanto ti rende piacevole il lavoro, evita di sovraccaricare la macchina, rende più facile il mixaggio, ma lo rende anche migliore, perché effettivamente lavori soltanto sugli elementi necessari. È proprio un concetto da ricercare, l'essenzialità del lavoro, in modo da renderlo non solo più agevole, ma più fluido e quindi più rapido. Meno è più. Abbiamo la tendenza a riempire di suoni, di aggeggi vari. Abbiamo sempre paura che ci sia poca roba, ma è una paura che non ha molto senso, perché invece poca roba, ma che funziona, effettivamente è ciò che serve. La semplificazione in realtà è un percorso lungo e complicato. Avviene con il lavoro, avviene con l'ottimizzazione delle procedure e avviene ovviamente nel tempo. Io di solito cerco di mettere tutto in fase di stesura per poi andare a togliere in fase di rifinitura. Meno è più. Come insegnano nelle scuole di scrittura americane, scrivi tutto per poi cancellare quasi tutto.